E ciao a tutti ragazzi, io sono Derran e bentornati nella mia serie su Horizon Zero Dawn. Di dover proteggere Gaia. Dubito che siano in grado di pensare. Magari è l'istinto ad attirarli alla sua tomba. Stiamo avvicinandoci al nucleo di Gaia Prime e ci sono un sacco di bestiacce brutte e cattive. Ci vedono praticamente sempre. Io sto cercando di rushare un pochettino la zona. Ok. Non capisco. Ah, ci sono gli uccellacci schifosi. Oh mio Dio. Ah, oddio. Rushiamo un po' la zona, sperando che questi stronzi ci lasciano in pace. Non vorrei fermarmi a combattere più di tanto, perché diciamocelo, sacco di cose, un sacco di complicazioni inutili. Gli uccelli non ci lasciano mai in pace. Aia, porca di quella. Sto dando ben fondo alle mie scorte di erbette, ma a quanto pare ne è valsa la pena. Siamo già riusciti ad arrivare. E quello che cazzo è? Non mi piace. Credo di esserci quasi. È così. Navi tempesta. Ah, porca. Questo sì che è un ragazzo simpatico. Ma te l'ha mai detto che le donne non si toccano neanche con un fiore? È così. Robin Hood. Siamo vicinissimi, se lui ci riesce a lasciarci in pace riusciremo a raggiungere la nostra... Perché ha attraversato il fiume praticamente due volte. La morte! Tra l'altro sì! Aia. Voglio arrivare... Bene, l'abbiamo seminato, è finita anche la tempesta e siamo praticamente arrivati. 42 metri. Ho dato un po' fondo alle mie erbette, effettivamente. Non sono più così tranquillo. Ne avevo un pancale e adesso ne ho a malapena una sacchettina. Il sacrificio di Gaia. E due, dai. Ha fatto questo. Ha distrutto l'interno della montagna come un uovo. Sì, sì. Presto ora, ti ho preparato la strada da seguire. Così tu sei già stato qui? Più o meno, lo vedrai. Più o meno, lui è già stato qui, più o meno. Scaliamo l'affioramento. Mi hai preparato una via d'arrampicata, ma mi hai lasciato con un esercito di macchine da affrontare. Da quando le macchine sono un ostacolo per te? Se potessi volare, non mi sarei preoccupato della via d'arrampicata. Ok. Non guardare giù. Non guardare giù. Guardaci pure, tanto schiantiamo lo stesso a caso. Dicevamo, tanto io se non muoio almeno una volta a caso in ogni episodio. Mi hai preparato una via d'arrampicata, ma mi hai lasciato. Non è un buon episodio. Di macchine da affrontare. Da quando le macchine sono un ostacolo per te? Se potessi volare, non mi sarei preoccupato della via d'arrampicata. Già. Dannazione. Ma ti ci vuoi arrampicare? Mamma mia, voleva ristiantare un'altra volta, eh? È tosta Aloy, eh? Mi piace morire. Andiamo. Mamma mia. Sembra quasi che... Questo è proprio il genere di posto in cui mi sarei aspettata di trovarti, Silence. Grazie. È solo una delle molte officine che ho costruito negli anni. Va a finire che lui è una macchina. Per anni ho tentato di aprire questa porta. L'ho colpita. Bruciata, fatta esplodere.
ma sappiamo entrambi che tu riuscirai a entrare. Se non l'hai danneggiata troppo, sì. Lo dici come se dovessi scusarmi. Niente affatto. Non ho mai pensato che per entrare servisse la forza, ma solo una chiave. Una chiave in forma umana. La mancanza di immaginazione è stata mia, non tua. Ok, quando sei arrivato sembra qui? Sembra che tu abbia passato molto tempo qui. 19 anni fa. Una grossa esplosione distrusse questa montagna. Gaia morì. Tu nascesti. Il fragore si sentì fino alla conquista. La cenere oscurò il cielo. E che frenesia a Meridiana per interpretare questo segno. Il cratere bruciò per settimane. Quando si spense, fui tra i primi a scoprire cosa c'era dentro. Col tempo, le macchine si unirono per proteggerlo. Utile. Presto nessuno osò più avvicinarsi. Eccetto me. Nel suo messaggio Gaia disse che potevamo ripristinarla. Ma dopo quel danno, com'era possibile? Lei disse che bisognava ripararla solamente dopo aver distrutto Ade. Concordo. Ok. Se ricostruissimo il sistema di terraformazione, Ade potrebbe usarlo come arma. A causa del sacrificio di Gaia è stato costretto a cercare metodi meno convenienti. Ma credi che sia davvero possibile ripristinare Gaia? Sai di che cosa sono capaci i calderoni? Come fabbricano la tecnologia necessaria per creare una macchina? Ne abbiamo visitato uno. Allo stesso modo, dovrebbe essere possibile replicare la tecnologia necessaria per riparare Gaia. Ma ci vorrebbero anni, e per noi il tempo è ormai agli sgoccioli. Vabbè, perché pensavo non sei qui? Pensavo che potessi essere qui questa volta. Di persona. Ma veramente qui? Perché? La mia presenza non è necessaria. Non ti servo io per attraversare quella porta. Sei tu quella nata per farlo, non io. Ok, io adesso vado. È meglio che vada. Sì. Quando troverai l'override principale, avrai il potere per sconfiggere Ade. Tutto dipende da te. Bene. Attiva la scansione. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. È autorizzata a procedere. Ok, vediamo occhio un po'. Occhio a dove vai. Occhio a dove vai. Mamma mia. Sto continuando a precipitare. Occhio a dove vai. Vediamo un po' di scoprire cosa c'è qui dentro. Dobbiamo arrivare in fondo insomma, al cratere, suppongo. Però dovremmo... Perché non siamo andati prima a distruggere Ade, io mi sto chiedendo. Come lo distruggeremo, Ade? Perché... No. Immagino che dovrò passare di qui. Non mi sembra proprio una roba... Che simpatia. Ha retto così per 19 anni. Giusto? Beh... No, non dire nulla. Beh, no, forse no. Per fortuna è fatta. No! Aia, porca. Di qui non si passa. Forse devo arrampicarmi? Forse sì. Ok. Sono proprio curioso. Sono molto curioso di vedere cosa voglia dire, cioè come sia possibile. Sì, ma Aloy, nel senso. Come sia possibile ripristinare Gaia se i calderoni si muoveranno tutti insieme per... Deve essere dove vivevano. Dove viveva chi? Quello che ne è rimasto. Un tempo tutto questo era racchiuso fra roccia e metallo. Già. Nota audio. L'evacuazione è avvenuta così in fretta. Non ho avuto tempo di pensare. Né tempo per gli addii. C'erano le file nel centro medico. Avevo detto a Tom Paek che sarei stato con lui quando fosse giunto il momento. Ma c'era un ultimo carico di zigoti di paradisaidi da processare. Se mi fossi dato una mossa... So
sono ancora arrabbiato. La stanza di Elizabeth. Meno male. Lo so. Che arrabbiato. Non ha nemmeno avuto il tempo di sistemarsi. Questi sono i suoi diari. I diari di Elizabeth. E sono tutti distrutti. Esaminali. Il Focus può ricostruirli, ma è un processo lungo. A noi sembra un dispositivo potente, ma il motore è piccolo e limitato. Quanto lungo? Giorni, mesi, anni. Tu preoccupati di fermare Ade e di garantirci un futuro, e forse vivrai abbastanza a lungo da ascoltarli. Ok, analizzati. E quindi dovrò continuare ad andare avanti, però non vedo la strada. Passiamo di qua. Ok, non la vedevo, in mezzo alle rocce. Se voi l'avete vista, siete più ganze di me. Che vi devo dire? C'è pieno di gente nel mondo più ganze che di me. Che cos'è? Sono Charles Ronson. Sto registrando 6 ore dopo l'ultima operazione di Gaia Prime. Stamattina uno dei portelloni di accesso non ha funzionato. I portelloni di Gaia Prime sono progettati con uno spiraglio inferiore ai 2 mm. Ma questo si è chiuso con uno spiraglio di 10. Abbastanza da fare uscire una traccia energetica. Abbastanza da permettere allo sciame di trovarci. Abbastanza perché Gaia venisse scoperta e distrutta. Abbastanza perché il futuro per cui abbiamo lavorato duramente svanisse. A meno che il servomeccanismo non venisse riattivato dall'esterno. Adesso passo a una registrazione dell'evento. Io non esco neanche per sogno. Non ho firmato per questo. Se qualcuno non va là fuori, sarà stato solo uno sforzo inutile. Dovrebbe decidere Liz. Beh, quanto ci mette ad arrivare qui? Ha detto 5 minuti. Non penserete che... Oh no! Ok, gente. Ho riparato la falla. Gaia. Spiraglio a 1,4 mm confermato. Elizabeth, no! Troveremo un modo per riportarti qui. Non è più possibile, lo sciame è troppo vicino. Davvero, va tutto bene. Gaia è completa. Si prenderà lei cura di tutto, d'ora in poi. Ma non così. Ci sono tante cose che... Ehi, mi conoscete. Non sono brava coi finali. Ad attendere la fine, quindi... Evitiamo. Ok. Stammi bene, Elisa. E... Ci vediamo. Già. Abbiate cura di voi. Liz. Sto bene, davvero. Voglio andare a casa. Così. Era l'ultima trasmissione di Elizabeth Sobek. Elizabeth Sobek ha speranza di vita su questo pianeta. E siamo tutti in debito con lei. Cioè, oltretutto che ha congegnato tutto sto sistema, si è pure sacrificata. Parliamo con Silence. Aloy. Se n'è andato. Per sempre. Sei te, Aloy. Sapevi che non poteva essere viva, Aloy. E i suoi risultati sono stati eccezionali. Mentre la sua gente vacillava, è stata lei ad assumersi la responsabilità. Solo lei poteva. Perché era la migliore. Non è quello che intendevo. Ma è così. Non dovresti temere di ammetterlo. Smette di comportarti. Perché non smetti un attimo di fare il cinico e non provi a sentire qualcosa? Si è sacrificata per i suoi amici, per il futuro, per la vita sulla Terra. Davvero non ti fa pensare a nulla? Alla sua generosità? Cerchi di infondere la sua scelta con qualcosa di magico. È stata una scelta razionale, non basata sui sentimenti. No, ti sbagli. Ricorda, sapeva che Gaia non doveva solo pensare.
Lei le insegnò i sentimenti. L'attenzione, il sacrificio, la fiducia nella vita, per combattere la disperazione. Se non fosse per il sentimentalismo, la vita sarebbe finita. Tu e io non saremmo mai esistiti. È un'argomentazione valida. Mi spiace per la tua perdita. Disse di voler andare a casa. Forse... Cosa? Niente. È ora di andare. Cerchiamo l'override principale tra le rovine. Proseguiamo nel nostro, nella nostra esplorazione. Così, oltre a ideare un sistema per salvare la terra, per preservare la vita, si è pure sacrificata, perché nessun altro voleva farlo. Cioè, ma... C'è un'altra sezione dietro al cratere. Pare sia stata risparmiata dall'esplosione. Perché era blindata. Hai trovato la sala di controllo. Vado subito. Mi trema il joystick, quindi suppongo che stia per succedere qualcosa. O forse no. O forse no. Vediamo un po'. Questi devono essere quelli che... Cosa? Sono rimasti. Quando ho aperto la porta, l'aria è entrata da fuori. Perché non c'era nessuno all'interno. Ma gli Alfa erano chiusi qui. E hanno deciso di uccidersi. Probabilmente. Non riesco a usare i comandi. Autorizzazione Alfa sovrascritta. Cos'è l'autorizzazione Omega? Oh no. Personale Alfa. Mi spiace allarmarvi, ma dovete ascoltarmi, ok? Sentite cosa ho da dire. Non è facile per me. Sapete, io... Vi prego, smettetela di tentare l'accesso, ok? Ecco, voglio dirvi che... non tentate l'accesso a quel maledetto sistema. Quello che voglio dire... Sì. È che continuo a pensare a coloro che verranno dopo di noi. Innocenti... Uomini e donne, senza alcuna colpa. Dargli la conoscenza, come un dono. Ted, ne abbiamo già discusso. Apollo ha oltre 3.000 misure di emergenza. Non è un dono, è una malattia. Loro sono la cura e noi gli stiamo dando la malattia. La nostra malattia. Ecco perché Apollo non ha funzionato. Non si può, e non è troppo tardi. Sì, siamo disposti al sacrificio. Non è così che deve andare. L'ho già fatto, Samina. L'ho fatto 3 minuti fa. Ho eliminato Apollo. Mi è andato tutto, ogni copia. Un sacrificio? Non è un sacrificio. È l'annientamento della cultura, pazzo bastardo. Millenni di cultura. Mi spiace. Davvero, è così. Ma a volte, per proteggere gli innocenti, devono morire degli innocenti. Allarme d'emergenza. Ma è proprio stronzo.
parliamo con Silence. Tutti. Li ha uccisi tutti. Già. Allora è per questo. È per questo che siamo prigionieri dell'ignoranza. Per un futuro innocente. Uomini senza colpe. Non ha mai visto i massacri dei giorni rossi. Tutti gli esultati di quella gente. La conoscenza che i predecessori potevano offrire. Evaporati. Ridotti in cenere. Dispersi nel nulla. Come sì. Gli stessi Alfa. No. Non nel nulla. Quando la porta si è aperta e le loro ceneri si sono disperse, loro sono finiti nel mondo che hanno creato. Il mondo in cui viviamo è come se fosse un monumento dedicato alla loro morte. Un monumento di oblio. Non oblio, Silence. Speranza. Lei è sempre molto, 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 molto ottimista. Siamo vicini a recuperare l'override principale, però il tempo dell'episodio è finito, quindi se l'episodio vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento, un qualcosa e andiamo avanti nel prossimo episodio dove ci vediamo di nuovo. Ciao!